febbraio ho scritto il mio primo articolo sul gioco, quindi l'anno prossimo saranno esattamente 40 anni che sono in gioco. Quindi ho visto Presidente del Consiglio, ho visto politici, non ho visto abbastanza, ho visto gli interventi che sono stati fatti in questi 40 anni di giochi, neanche un monopolio sul ruolo del gioco. E il grande problema che ho sempre riscontrato da giornalista è stato sempre quello della disinformazione. Per questo tanti anni fa nasce l'idea di creare un'agenzia di stampa dedicata al settore del gioco per dare una dignità a un settore che non ne aveva, un settore in cui grosso male è proprio la disinformazione che viene fatta. E mi è capitato di andare a Marix, a Striscia Notizia, a Sky, adesso collaboriamo con Repubblica, abbiamo fatto aprire la Repubblica un'area per fare informazioni sul gioco, perché abbiamo necessità che il gioco esca, diciamo, sulle grandi testate, sui grandi media, per avere, ripeto, quella dignità che non ha mai avuto, perché si è fatta tanta disinformazione che è diventata l'opinione, cioè che il gioco faccia male. Io personalmente ho fatto una ricerca qualche anno fa, ho trovato la verità sul gioco e ho dimostrato con i dati che il gioco è l'ottava dipendenza in Italia, cioè prima il fumo, la droga, l'alcol, il sesso, lo shopping, gli smartphone, i social network, di cui si muore. In Italia sono morti nel gioco per usura due persone negli ultimi 5 anni. Che per carità merita il massimo rispetto, ma non può essere il problema della del gioco. In Italia, l'Istituto Superiore di Sanità, cioè il massimo organo tecnico fatto di sanità che c'è in Italia ed è pubblico, ha detto che sono 1,5 milioni i giocatori veramente a rischio, 3 milioni diciamo quelli che potrebbero sviluppare comportamenti problematici, quell'1,5 è il 2,5% della popolazione. C'è una forbice che c'è in Francia, e siamo nella forbice che c'è in Germania, che c'è in Spagna, non è un problema italiano. E dove c'è il gioco c'è quella percentuale che esagera. E va assolutamente tenuto in tv, bisogna tenere conto, rispettare, fare informazioni, fare formazione, ma l'altro 97,5% di persone che giocano in maniera sana, trasparente, prendendo il gioco in una maniera di intrattenimento, perché non deve essere tutelata? Perché devono essere spostate le sale in posti improbabili con le distanzioni, deve essere limitato? Per quale motivo avviene? E per questa è una cosa che dà molto fastidio. Io dico, i politici hanno sempre attaccato il gioco. Io abbiamo ricordato durante il lockdown, durante le dirette che abbiamo fatto, la manifestazione che ho fatto a Roma, che sono 200.000 lavoratori che hanno indotto i diretti, i lavoratori del gioco. Chi attacca il gioco perde 200.000 lavori. Questi 200.000 persone avranno una moglie, avranno dei figli. Qualcuno diceva, il mercato del gioco vale 500.000 voti. Fate un partito del gioco. Sono 500.000 voti sul piatto. Chi attaccherà il gioco non li avrà questi voti, non se ne rendono conto, e sono numeri importanti, è una popolazione importante, fatta di famiglie che vivono di primo, ho conosciuto tante famiglie, sono stato sostenitore di due ragazze che avevano poco meno di 30 anni, hanno fatto lo sciopero della fame perché non potevano, perché hanno chiuso la sala bingo, non avevano da che dare da mangiare ai figli. Una signora di 60 anni che si è incarinata davanti all'agenzia a Firenze perché non aveva da comprare da mangiare. Non è che parliamo di gatti, sono tutti concessionari dello Stato, sono persone che vengono al massimo rispetto, sono imprenditori, lavoratori seri. Questa è la maggior parte dei lavoratori. Ed è per questo che il mio impegno è stato sempre rivolto a fare questo tipo di informazione. Cioè di dire che non è vero quello che ci propinano, che il gioco faccia così male. C'è una parte che esagera, è una parte che c'è in tutta Europa, dobbiamo seguirla, fare informazione, ma diamo il giusto peso. Io ho sempre apprezzato la posizione dell'onorevole Rosato, che ho avuto modo di intervistare più volte, che è sempre stata una posizione equilibrata, una posizione di dire pensiamo a combattere l'illegale, non illegale, pensiamo a combattere chi fa male, chi non fa soldi allo Stato, chi non dà tutela ai giocatori, non chi lo fa invece tutela ai giocatori e tutela a questi imprenditori. Ed è per questo che io, ripeto, ho dato il massimo supporto a Pasquale, mi dispiace non poter votare perché io sono di Roma, quindi mi dispiace non poter votare, se no l'avrei votato Pasquale, e ci siamo permessi di fare un video che poi Pasquale mi mostrerà, dove non a caso abbiamo scelto la Turandot, la romanza Nessun Dorma, perché nel terzo atto il principe Calef intorno a quest'area, perché il giorno dopo conquisterà l'amata Turandot, perché questa deve essere la conquista di Pasquale di tutto il settore del gioco, deve essere la conquista di Pasquale per il suo amato settore del gioco, per portare tutta la gente nel senso di scommesse, le sale piccole, le sale slot, a finalmente a votare per lui, perché è l'unico rappresentante del gioco, io ripeto, mi occupo di gioco da 40 anni, che potrebbe entrare in politica, potrebbe difendere gli interessi di un settore sano e potrebbe fare una persona competente, onesta e seria quale Pasquale. Per questo noi oggi siamo venuti da Roma apposta, siamo qui presenti, perché a Pasquale
quale daremo il massimo supporto possibile come giornalisti e agenzie di stampa, perché se lo merita e gli ha un'opportunità che Napoli, la provincia, non si deve far sfuggire. È una grande opportunità di avere un rappresentante di livello serio e competente che possa portare da chi conta le tante necessità che ha questo settore. Grazie.